attentato alla salute pubblica. Vergogna. Vergogna. Un giorno di ordinaria follia, non è il titolo del film di Joel Schumacher, con Robert Duvall e Michael Douglas attori principali, ma rappresenta la stanchezza dei cittadini paganesi che, pur pagando la TARSU, si ritrovano cumuli di rifiuti per strada, sotto ai palazzi, nei portoni, ovunque si giri in questi giorni per pagani. Stamattina è montata la protesta dei cittadini di via Marrazza e di quelli di via Malet, che, stanchi ed oppressi dagli odori nauseabondi che i rifiuti emanano, hanno riversato cumuli di immondizia in strada, bloccando per alcune ore l'arteria cittadina principale, quella che porta al cuore della città. Una protesta figlia di una situazione insostenibile che nemmeno l'amministrazione Bottone è riuscita a gestire. Ciò dovuto alle problematiche dello STIR e della società Ecoambiente, azienda che gestisce l'impianto ed in fase di liquidazione. Disperati cittadini paganesi che, pur avendo pazienza, si sono ritrovati d'impatto a dover gestire anche e soprattutto una situazione igienico-sanitaria che, con l'arrivo del primo caldo, oggi oltre 30 gradi percepiti, è diventata una vera e propria bomba. Gli abitanti del quartiere storico hanno lamentato inoltre anche la presenza di grossi ratti che spesso e volentieri fanno bella mostra lungo i cortili. Dopo alcune ore, stamattina, sono arrivati anche i furgoni del consorzio di bacino e sono iniziate le operazioni di pulizia e ripristino della strada. Raccolto di tutto, dal secco all'indifferenziato, dalla carta alla plastica, dai bidoni in ferro ai tubi di amianto. Sì, anche i tubi di amianto. Un'operazione che certamente lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo l'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal primo cittadino, che ordinava alla città di trattenere per 3 giorni i rifiuti in casa ed il solo conferimento dell'udine. Sull'accaduto dura la consigliere comunale Anna Rosa Sessa, che in un comunicato ha lanciato strali furiosi all'indirizzo del sindaco e della giunta comunale. Avete ucciso anche la speranza, dimettetevi, ha chiosato Sessa, che poi pone anche alcune domande. Quali sono stati i criteri di individuazione delle strade da pulire in via prioritaria? Come mai la pulizia non è partita dall'esterno dell'ospedale e degli istituti scolastici? E perché una strada del centro storico è stata pulita solo in parte mentre l'altra parte è rimasta piena di rifiuti? Non voglio fare polemiche sterili e strumentali, ha detto la Sessa. Da cittadina paganese mi fa piacere che sia partita la pulizia, ma ancora una volta ci troviamo di fronte ad improvvisazione e mancanze di programmazione. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con un'amministrazione comunale che oggi non sa cosa accadrà domani e che ieri non sapeva cosa sarebbe accaduto oggi. Caro sindaco, cari assessori e cari consiglieri comunali di maggioranza, ha continuato la Sessa, abbiate uno scatto d'orgoglio, rimettiamoci tutti e restituiamo la parola ai cittadini che non possono essere quotidianamente vittime della vostra incapacità e dei vostri misfatti. Avete fallito, ammettetelo, Pagani ha bisogno di speranza e voi avete ammazzato anche quella. Lunedì mattina abbiamo protocollato una nuova richiesta per richiedere un consiglio comunale di urgenza proprio per trattare questo argomento. Per trattare il problema igienico. Solo il problema ambientale e igienico-sanitario che investe Pagani. E contemporaneamente martedì, perché siamo andati dal prefetto per essere sentiti su questo tema. Abbiamo sollecitato al prefetto il suo intervento, pregandolo di insistere sui sindaci di Nocera e di Angri che dessero una mano al sindaco di Pagani pur di risolvere il problema, perché la prima necessità oggi è ripulire il paese, dopo si ragiona sul da farsi, perché oramai questo sindaco, che è abituato a gestire tutto in emergenza, ha portato la città al tracollo. Ne abbiamo chiesto le dimissioni perché crediamo a questo punto, ma per come si vede in giro, per come la città parla, sia meglio un commissario che continuare così. Oggi ci sono previsti 30 gradi, professore, e credo che qualunque città normale non riuscirebbe a tollerare un cumulo di spazzatura che da 10 giorni investe per le strade.